Cari amici di Udi News TV, ben ritrovati, nuova puntata di FWS Motori, la 16ª della seconda stagione della nostra trasmissione che parla del motorsport in regione, dei piloti e dei navigatori impegnati fuori dal nostro territorio. Puntata equamente divisa quest'oggi tra rally e anche il mondo delle due ruote, delle moto. Ma partiamo prima di tutto dai rally, perché il Piancavallo, gara storica che si corre lungo le strade della provincia di Pordenone, è stata promossa nell'IRC. Vediamo il servizio. Il rally Piancavallo sale di livello e torna a essere internazionale. L'edizione del 2019, in programma dal 10 al 12 maggio, è stata inserita nel programma dell'International Rally Cup, serie Pirelli di cui il pordenonese Luca Rossetti è campione in carica per due volte di fila, 2017 e 2018. Una splendida notizia per gli appassionati di rally della regione, che vedono la propria prova di nuovo in un contesto importante a distanza di 18 anni dall'ultima volta, nel 2001. La manifestazione valeva per il campionato italiano ed europeo. Ed è merito della Knife Racing, la scuderia di Maniago, che da quest'anno organizza la gara dopo aver vinto il bando indetto dell'ACI locale. In precedenza era la scuderia Sagittario ad avere in mano le redini della corsa. Allo staff del team col telenai è stata proposta l'opportunità e dopo un giro di consultazione è arrivato il fatidico sì. Sicuramente una sfida impegnativa per la Knife, visto l'unico anno di esperienza col Piancavallo dopo le tre edizioni del Rally Città di Maniago. Tuttavia non mancano né l'entusiasmo né la voglia al gruppo di Stefano Lovisa, che già con l'edizione 2018 della prova si è comportata molto bene. La scuderia di Maniago si ispirerà al lavoro svolto tanti anni fa da Maurizio Perissinotto, padre del Piancavallo, storico navigatore che portò la prova pordenonese alla massima ribalta europea. La corsa vedrà il via, novità importante, le WRC, vale a dire le World Rally Car, la massima espressione dopo le WRC Plus, utilizzate nel campionato mondiale delle vetture da rally. Si tratta di auto che sulle strade pordenonesi non si vedono da molte edizioni, il cui rientro dà grande lustro alla gara. Allo stesso tempo, come nelle ultime edizioni, si vedranno le auto storiche, altre macchine che entusiasmano decisamente il pubblico. Ancora da conoscere il percorso e come saranno suddivisi i tratti cronometrati. Da oggi si sa solamente che il Piancavallo verrà come secondo round della serie IRC, che inizia ad aprile con Appennino Reggiano. Dopo la tappa pordenonese, il campionato si sposta nuovamente in Emilia con il Taro, quindi a luglio in Toscana per il Casentino. Gran finale a settembre con il Bassano. Rispetto al 2018 c'è un round in più. Escono l'Irena Selvaltellina, mentre fanno il loro ingresso, oltre al Piancavallo, l'Appennino Reggiano e il Bassano. Un trofeo, l'IRC, che già godeva di un buon appeal, ora allargato e con gare con assoluto spessore storico nel motore, risulta ancora più accattivante. È salito di livello il rally Piancavallo. Sapevamo già da tempo che il rally del Friuli Venezia Giulia era stato promosso a campionato italiano, ma lo scorso fine settimana si è stabilita anche la data in cui si corre e anche le altre date del trofeo tricolore. Vediamo. Il rally del Friuli Venezia Giulia è tornato a far parte del campionato italiano assoluto dopo due anni di militanza nel CVRC, si disputerà il 30 e il 31 agosto 2019. La data è stata ufficializzata e resa nota alla riunione dei calendari tenutasi a Roma nella sede centrale dell'Automobile Club. La gara di Giorgio Croce della scuderia Friuli Iacu, che l'anno prossimo taglierà il traguardo della 55ª edizione, verrà come sesto degli otto round del futuro trofeo tricolore, che avrà sei prove su asfalto, tra cui il vecchio appunto Alpi Orientali e due su terra. La serie scatta di consueto con il rally il Ciocco e Valle del Serchio in calendario dal 22 al 24 marzo. Si prosegue con il rally di Sanremo fissato per il 12, 13 e 14 aprile. La terza tappa sarà la 103ª edizione della Targa Florio in calendario dal 9 al 12 maggio. Dopodiché l'appuntamento di giugno con il Rally Italia-Sardegna, valido anche come gara del campionato mondiale, in programma sotterrato e strutturato in due prove distinte. La corsa isolana si tiene dal 14 al 16 giugno. Tocca poi al Rally Roma Capitale, in programma dal 19 al 21 luglio, quindi al Rally del Friuli Venezia Giulia, che come sempre fa segnare il ritorno in abitacolo dopo la consueta pausa di Ferragosto. Il finale vede poi il Rally Due Valli, 10 e 12 ottobre, il Tuscan Rewind, su terra, da disputarsi dal 22 al 24 novembre.
Per quanto riguarda invece il Rally Valli della Carnia, organizzato da Carnia Pistons e North East Ideas, la gara si terrà dal 12 al 14 luglio. Salvo clamorose sorprese, dopo il mancato passaggio al campionato italiano dove ci sarà valida per la Coppa Italia, che dal 2019 dovrebbe tornare alla vecchia formula a zone. La prova dell'Alto Friuli rispetto al 2018 viene posticipata di una settimana, mantenendo comunque la collocazione nel mese di luglio. Aspetto questo, che ha sempre trovato un gradito riscontro da parte di piloti, navigatori e team. Sempre nel precedente fine settimana è stata stabilita anche la data della Verzenis Sella Chianzutana, prova che fa parte del campionato italiano velocità in montagna. Si terrà dal 31 maggio al 2 giugno. Ancora invece da definire il momento in cui si correrà la Cividale Castelmonte, che invece è in programma per il TVM, il trofeo italiano velocità in montagna. C'è una donna adesso come nuovo fiduciario regionale di ACI Sport regionale, e l'abbiamo sentita, visto che ha preso da poco tempo il posto di Corrado Ughetti. Buonasera Sonia Borghese, nuovo fiduciario regionale ACI Sport. Innanzitutto, dopo le dimissioni di Corrado Ughetti, come mai hai deciso di raccogliere questa sfida? Buonasera a tutti i telespettatori. Sono stata contattata direttamente ovviamente dalla presidente della delegazione regionale degli ACI, che è Cristina Pagliara dell'ACI Gorizia, che sì, è arrivato come un fulmine a ciel sereno, perché queste dimissioni di Corrado non erano in programma, e quindi si trattava di dare continuità al lavoro, all'ottimo lavoro svolto da Corrado. E quindi per me sì, è una sfida importante, però a chi pratica sport le sfide piacciono, e quindi ho accettato volentieri, anche trattandosi di una proposta che viene da una donna, e costituire una delegazione regionale interamente femminile è una cosa unica nel panorama nazionale, quindi è una sfida nella sfida, e che speriamo di portare avanti nel migliore dei modi. Assolutamente sì, donne che poi soprattutto nei rally sono molto presenti in qualità di navigatrice. Ti chiedo, quali sono i tuoi programmi, o comunque cosa intendi fare da qui alla scadenza del mandato, che è il 2020? Allora, questo ruolo comporta compiti importanti che sono dettati dal regolamento di organizzazione, no, dell'ACI, per cui già fare tutto quello che è dovuto, no, in base al regolamento, è un grosso impegno, tipo come seguire le attività degli ufficiali di gara, essere presente nelle competizioni il più possibile sui campi di gara, c'è da proporre i commissari sportivi e tecnici da designare nelle competizioni, bisogna fare i collaudi dei percorsi delle competizioni, poi anche sovrintendere all'arruolamento e alla formazione degli ufficiali di gara, e soprattutto secondo me il ruolo più importante è raccogliere le esigenze e le problematiche regionali dello sport automobilistico sul territorio, per poi essere portavoce presso gli organi sportivi dell'ACI. E quindi diciamo che l'attività è complessa e varia, e porterà via abbastanza tempo, insomma, per farla nel modo giusto, ecco. Spero di essere all'altezza. Sicuramente una domanda: mentre scorrono le immagini dell'Italian Bay, l'unica gara mondiale nella nostra regione, Piancavallo è stato promosso nell'IRC, un tuo commento su questo, veloce, e dopo poi, visto che navighi Pietro Correge nel mondo delle auto storiche, se nel 2019 navigherai, visto il tuo nuovo impegno presso l'ACI. Sì, allora noi siamo una regione piccola, però penso che siamo una delle più titolate in Italia, con un mondiale appunto dell'Italian Bahia,
il Piancavallo adesso che è stato promosso IRC, ma anche ricordiamo l'Alpi Orientali che è stato fortemente voluto il suo rientro nel, anche nel campionato italiano rally. Quindi diciamo che abbiamo delle competizioni che sono molto seguite sia a livello regionale che mondiale ed europeo, e quindi anche questa promozione dell'IRC nell'IRC del Piancavallo è un ottimo segnale, diciamo, per lo sport automobilistico regionale, in quanto anche lì è una manifestazione molto spettacolare, quindi avremo ancora le WRC sul territorio regionale, però avremo anche i campioni italiani per l'Alpi Orientali e i campioni mondiali nell'Italian Bahia. Quindi diciamo che siamo un po' l'ombelico del mondo per quanto riguarda le competizioni su strada. Assolutamente. Navigherai ancora appunto nel 2019? L'ultima domanda, dopo chiudiamo. Diciamo che io a inizio anno non faccio quasi mai programmi, prendo quello che viene, no? Quest'anno è andata molto bene perché con mio marito ci siamo classificati terzi nel campionato europeo autostoriche, in più ho fatto anche gare di Mitropa con Muradore, quindi compatibilmente con i nuovi impegni cercherò ancora sì di essere presente attivamente sui sedili delle macchine da gara, ecco. Grazie mille a Sonia Borghese per essere stata con noi, ti aspettiamo presto qui nei nostri studi. Grazie a voi, buonasera a tutti. Proseguiamo perché si corre nel fine settimana, è in programma il rally di Monza, alcuni portacolori friulani saranno al via della gara dell'Autodromo Lombardo, che vedrà anche i nastri di partenza niente meno che Valentino Rossi, vediamo. Si legge Rally di Monza, sembra una prova del campionato italiano, già perché alla gara show che si svolge nell'Autodromo Lombardo dal 7 al 9 dicembre sono al via i migliori piloti della specialità tricolore. In ottica friulana non può che essere interessante il duello tra il pordenonese Luca Rossetti e il friulano d'adozione Paolo Andreucci, navigato quest'ultimo dalla copilota di Artegna Anna Andreucci, il primo è al via con una Hyundai 20 R5 di Friul Motor, assistito da Andrea Minchella, il secondo campione italiano nel 2018 per l'undicesima volta con la solita Peugeot 208 R5 di Racing Lion. È una sfida che può riproporsi nella serie nazionale del 2019, quella di Monza, magari una sorta di antipasto della nuova stagione, non solo per la loro battaglia, ma anche perché nell'Autodromo Lombardo corrono pure Gian Domenico Basso, vincitore del TER, e come Andreucci e Rox, già campione italiano, al via con una Skoda Fabia R5 e Andrea Crugnola schierato con una Ford Fiesta R5. Nella classe corrono più di 70 vetture R5, un vero e proprio record, un fatto oscurato solamente dalla nuova partecipazione alla gara di Valentino Rossi, che navigato da Carlo Cassina correrà con una splendida Ford Fiesta WRC Plus. Dal Friuli Venezia Giulia a Monza corre anche Giorgio Venica, assistito da Monica Ciani su Hyundai i20 R5 di Friulmotor, e punta a vincere il trofeo della casa coreana, presente pure Marco Guerra, al via con Simone Poludetti su una Peugeot 208 R2 di Friulmotor. Il rally show di Monza comincia venerdì 7 dicembre con due prove speciali, Monza 1 e Roccolo 1. Il clou sarà sabato e domenica 9 con 4 Prix il primo giorno e con il lungo tratto cronometrato del secondo, Grand Prix 2 di quasi 45 km. In totale sono 9 le prove e quasi 150 km da percorrere. Parliamo ancora di gare perché il Rally di Monza è praticamente la terz'ultima prova del 2018. Il successivo fine settimana si corre in provincia di Treviso il Prealpi Master Show, che a pochi giorni dalla chiusura delle iscrizioni ha dichiarato il sold out. La gara in programma il 16 dicembre. Circa una ventina gli equipaggi che a malincuore, dice l'organizzazione, dovranno rinunciare a prendere parte alla 20ª edizione della prova, tra i quali alcuni sicuri protagonisti delle zone alte della classifica assoluta.
caduta, con un'ultima deroga concessa dalla federazione, mentre vediamo le immagini della gara del 2018, saranno 145 gli iscritti al Prealpi Master Show. Gara, come detto, in programma il 16 dicembre a Sernaglia della Battaglia, una prova speciale da ripetere 4 volte, il Master Show su terra, lunga poco più di 9 km, per un totale di quasi 37 km di tratti cronometrati. Il round finisce alle 16.40 e rappresenta di fatto la chiusura della stagione triveneta, dopodiché si andrà a correre in Toscana per il Ciocchetto. Ci occuperemo ovviamente in maniera più approfondita dell'edizione di FVG Motori della prossima settimana e di mercoledì 19 dicembre, anche perché saranno numerosi portacolori del Friuli Venezia Giulia presenti al via. Chiudiamo la parentesi dedicata alle quattro ruote, andiamo sulle due ruote, perché un grande centauro del Friuli Venezia Giulia, Lorenzo Macorito, cambia squadra e cambia pure moto e anche circuito dove si esibirà. Vediamo. Lorenzo Macorito cambia moto e approda nel mondiale. L'endurista di San Daniele, classe 1999, recente vincitore alla 6 giorni del Club Team Award con l'Italia, lascia lo Husqvarna 250 due tempi e sale in sella alla Beta 300 due tempi. Correrà con il team Boano e prenderà parte al campionato iridato di specialità nella classe junior. La notizia è ufficiale, non è stata una scelta dettata da alcune compressioni col marchio Husqvarna, anzi il motivo del passaggio è stato legato al fatto che Beta dava la possibilità e la dà tuttora al 19enne friulano di partecipare a tutto il trofeo mondiale, opportunità che l'azzurro non voleva giustamente lasciarci sfuggire. Allo stesso tempo Macorito sarà via anche del campionato italiano assoluto. Sarà quindi un 2019 importante per la sua crescita, dopo un 2018 in cui si è confermato ai vertici nazionali della specialità. Ricordiamo che alla 6 giorni non ha solo vinto la classifica a squadre, ma anche la sua classe. Allo stesso tempo si è laureato campione europeo a squadre e ha portato a casa il titolo tricolore Under 23 nella classe Junior 2,5 due tempi. Ora è chiamato un ulteriore salto di qualità. Viste le premesse, possiamo dire che si tratta di un obiettivo raggiungibile per lui. Il mondiale, ricordiamo, scatterà a fine marzo dal 22 al 24 a Dahlen in Germania e si chiuderà con la tappa del 27, 28, 29 settembre ad Amber in Francia dopo 7 prove. Il round italiano si correrà dal 21 al 23 giugno a Rovetta in Italia, la 6 giorni. Invece torna in Europa dal Sud America e dal Cile, approda in Portogallo, in Algarve e si disputerà dal 21 al 26 ottobre. Macorito sarà uno dei protagonisti di una importante serata che si terrà in Friuli Venezia Giulia, perché sabato 15 dicembre nella palestra comunale di Corno di Rosazzo si terrà la premiazione dei campioni, evento che chiude il 2018 delle due ruote e organizzato dal Comitato Regionale della Federazione Motociclistica Italiana. A dare sostegno al Comitato Regionale saranno due motoclub, il Saetis di Cuar e il Manzano. Nel corso della serata saranno consegnati i riconoscimenti ai campioni delle varie discipline, al motocross, all'enduro, country, allo speedway e via dicendo. Quest'anno, ha spiegato il presidente dell'FMI del Friuli Venezia Giulia, Daniele Bergamasco, la cerimonia avrà le sembianze di una serata di gala. I premiati e i propri accompagnatori potranno condividere un'intera serata in un clima di festa e amicizia, ancora una volta per creare un sistema forte e coeso che funga da volano all'intero movimento motociclistico regionale. Questo fine settimana invece, e non il prossimo, si tiene un corso per mini centauri a Gonars. Vediamo. La Commissione Sviluppo Settore Giovanile del Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia della FMI organizza due giornate di corso dedicate a mini piloti licenziati per conoscere le migliori tecniche di guida nell'enduro, nel cross e nel trial. L'appuntamento, dedicato ai ragazzi con licenza agonistica FMI del Friuli Venezia Giulia del Veneto sino ai 16 anni compiuti, si tiene sabato 8 e domenica 9 dicembre nel crossodromo di Gonars. Il fine settimana si svilupperà attraverso lezioni teoriche e pratiche e a spiegare i segreti centauri in erba a alcuni campioni delle discipline in esame. I docenti saranno infatti Alex Zanni, che nel corso della sua carriera ha vestito la maglia della nazionale di motocross, supportato nell'occasione da Andrea Toffol.
Andrea Cavas, più volte vincitore del titolo regionale Triveneto di Enduro, Beppe Canova, allenatore del gruppo sportivo Fiamme Oro di Enduro e Michele Bosi, pilota di trail impegnato nel mondiale di Enduro Estremo US. Si tratta di un corso teorico-pratico multidisciplinare, entra nell'analisi uno degli ideatori dell'iniziativa, il coordinatore regionale di trial del comitato della FMI, Luca Brunisso. I ragazzi lavoreranno con gli istruttori nel campo gara in modo tale da poter mettere in pratica ciò che hanno ascoltato. Tutti i professionisti che abbiamo contattato si sono messi a disposizione volentieri e pronti per dare il loro massimo ai ragazzi. Come comitato regionale crediamo fortemente in questo tipo di manifestazioni volte a formare anche il carattere del futuro pilota e non solo la tecnica di guida. La decisione di organizzare l'evento rientra in un percorso voluto dalla federazione che ha avuto un precedente nell'incontro dello scorso 1 luglio. Quello di Gonars si tratta dell'ultimo appuntamento del 2018. Per iscrizione obbligatoria inviando una mail a junior-fvg@federmoto.it. Le moto ammesse sono fino ai 125 cm cubici per enduro e cross e fino ai 300 cm cubici per il trial. Rientriamo in studio perché abbiamo una notizia di Speedway da darvi, perché Nicolas Covatti, pluricampione italiano della specialità, correrà anche per il 2019 con il Motoclub Olimpia. La notizia è ufficiale, a comunicarla è stato il presidente del sodalizio di Terenzano, Pierpaolo Scagnetti. Il centauro ha deciso di proseguire il matrimonio con la società udinese per il rapporto di stima e fiducia che si è venuto a creare nel corso degli anni. Al suo sì dovrebbe aggiungersi a breve anche quello del due volte campione nazionale in carica, Michele Pacco Castagna, ospite in questi studi proprio la scorsa puntata. La volontà di Covatti per l'anno prossimo è proprio quella di battere il compagno di squadra con cui ha un buon rapporto e tornare ai vertici della specialità tricolore. Il pilota italo-argentino è infatti arrivato secondo sia nel 2017 sia nel 2018. Primo anno nel risultato finale è stato decisivo un infortunio alla mano che ha compromesso la parte finale del campionato. Durante questa stagione è stato invece battuto da Castagna negli ultimi due round e nello spareggio, perdendo così la leadership e la possibilità di riprendere il titolo italiano. Lo stesso Covatti correrà anche nel circuito inglese, ha firmato infatti per la stagione 2019 con i Somerset Rebels Speedway, di cui è stato un elemento determinante per la vittoria della KO Cup nel corso del 2018. Il centauro si sdoppierà così ancora una volta tra l'impegno tricolore e oltremanica, posto quest'ultimo dove è stato inoltre eletto come più pilota più spettacolare dell'anno. Siamo ormai in chiusura dopo la notizia di Speedway. Prima di darvi appuntamento alla prossima puntata di FVG Motori, un camera car dal Ronde, Balcone delle Marche. Saliamo nell'abitacolo della Peugeot 208 R2 di Fabrizio Martinis e Marco Mirabella, due pordenonesi che si sono distinti alla prima gara della serie su terra Race Day. Per questa puntata è tutto, ci rivediamo mercoledì prossimo sempre su Udi News TV per una nuova puntata di FVG Motori, canale 110 del digitale terrestre. Grazie per averci seguito, ciao! Andiamo, destra tieni, sinistra 2 chiude e destra 3 tieni, vai 100. Destra 3 tieni tanto 100. Sinistra 3, tieni tanto, 100. Destra 5, tieni tanto, tanto, vai, 200. Dosso dritto, 500. Alberi, sinistra 4, tieni tanto, 200. 4, tieni tanto, 200. Destra 4 e molta attenzione, destra no e sinistra 3 taglia, vai 300.